Davidson Lampariello, le tue considerazioni ormai ad un mese dall'inizio della preparazione del precampionato. Come procedono i lavori? Dall'inizio è sempre dura, ma abbiamo una grande soddisfazione perché vediamo la migliora e vediamo che quel lavoro porta i suoi frutti, è vero. È dura perché siamo tutti doloranti, no? All'inizio quello che sembrava facile alla fine anno, adesso è tutto difficile con la palla, i lavori, ma siamo molto contenti, speriamo di vedere la squadra al completo, che è quello che penso che tutti vogliono vedere, per vedere il potenziale che ha la nostra Lube. Qualche giorno fa, la prima uscita stagionale, da considerare con le virgolette, diciamo, visto appunto che mancano ben 6 giocatori della rosa, Alberto Giuliani ha detto: stiamo lavorando bene, ma da questo test si è visto che dobbiamo lavorare ancora tantissimo su diversi aspetti, anche tecnici, una cosa normale di questi tempi, no? Sì, è normale, anche perché non abbiamo allenato mai insieme con queste squadre. Baranovic adesso è la prima volta che sta giocando con tanti giocatori, avevamo anche dei giovani lì. È normale, stiamo provando le cose, con quello che possiamo fare facciamo, ma già vediamo dei miglioramenti. Penso che Giuliani sta guardando già più avanti, vede già i miglioramenti, quello che si può arrivare. E fisicamente stiamo mettendo a posto, quello è il più importante. Lampariello, sei alla quarta stagione consecutiva alla Lube, arrivasti 4 anni fa, stagione in corso, te lo saresti mai aspettato che saresti rimasto tutto questo tempo? No, non mi aspettavo veramente, io pensavo, per me era una scommessa arrivare a una grande squadra come questa. E qua ho imparato a come essere un professionista, ho visto come lavorano tutti qua dentro, ho visto anche come sono i giocatori professionisti veri, quelli che lavorano seriamente. E sono molto contento di essere qua, spero di continuare ancora altri tanti anni con la nostra Lube. E soprattutto sei tornato a ricoprire un ruolo, quello di schiacciatore, che non ti vedeva, insomma, in cui non ti facevi vedere da anni, no? Sì, ma sai che... Una scommessa vinta, visti i risultati. È vero, io sono sempre disponibile, ho detto, io penso che per questo tanti Giuliani mi piace, anche tanti altri allenatori, perché io sono una persona disponibile lì al 100%, faccio le cose per passione, tanto per passione anche, e sono venuto qua per dare una mano in quello che posso, di libero, di schiacciatore, sono lì per aiutare e per far vincere, provare a far vincere la Lube. Una Lube che anche quest'anno ha costruito una rosa altamente competitiva e punta a grandi obiettivi. Sì. La Lube penso che adesso punta in alto. Avremo delle squadre più o meno al nostro livello. Sarà dura, come sempre, perché la Lube sarà la squadra da battere. E quando c'è questa squadra ci sono sempre rischi, ma siamo consapevoli e lavoreremo duro per questo. Lo so che questa è una squadra che sarà unita, perché la Lube già da tanti anni c'è questa fama di essere sempre unita. Tutti indicano Piacenza come l'avversario più temibile, sei d'accordo? Secondo me sì, secondo me è la più temibile, è anche quella che è una di quelle che ha investito di più, ma adesso abbiamo imparato con un po' di cose dell'anno scorso, siamo più, secondo me saremo più preparati nel momento di andare contro di loro. Si comincia, ultima domanda, subito con un trofeo in palio come l'anno scorso, la Supercoppa. Sì, sarà come sempre, la Supercoppa contro Trento è sempre una motivazione in più, è un titolo in più, andiamo lì per vincere, non importa chi sia, siamo carichi e andiamo lì per vincere.